Ciao a tutti. Nel video di oggi volevo soffermarmi sulle riflessioni che ho fatto dopo la lettura del libro di Luisa Pecchi, Never Ballate d'amore. Cosa vuol dire ascoltare le ballate? Vuol dire, secondo me, conoscere e vivere da vicino per un momento delle storie d'amore quasi impossibili, in quanto gli amanti una volta, a causa delle distanze enormi, erano lontani tra di loro, oppure appartenevano a delle realtà diverse che potevano generare conflitto. Quindi, in un certo qual modo, leggere le ballate diventa anche un modo di partecipare da una parte ai desideri, alle gioie, alle passioni, alle speranze, dall'altra invece alle tristezze, alle pene, ai dolori, alcune volte anche alle sconfitte e alle tragedie dei protagonisti, perché dobbiamo ricordarci, non sempre le storie sono a lieto fine. Però questo il tutto serve per trarre un insegnamento. Inoltre, le ballate a quel tempo venivano cantate e il canto cosa fa? Dona dei frammenti di immortalità. Proviamo a immaginarci la scena. Siamo di sera, tutti sono riuniti intorno ad un fuoco, c'è un clima bello, di vita. Come possono concludersi questi momenti? Affinché il concetto venga chiarito, mi collego ad una frase tratta dal libro, che è questa: finché il sonno ci tocca con mano ed ogni pensiero è lontano. Molto bella. In un certo qual modo, anche nel piccolo, la mia canzone Vengo a ti, che si tratta di una storia d'amore, è una canzone che andava bene ieri, va bene oggi, andrà bene domani, quindi nel piccolo è una mini ballatina, ecco. Se voi mi seguite su YouTube, potete mettere mi piace o potete iscrivervi al canale che mi fa piacere. Comunque, io vi auguro un buon pomeriggio e vi consiglio proprio questo libro perché è molto bello. Alla prossima, ciao!